attacchi al governo, a Matteo Renzi per leader pentastellato delle riforme sono un bluff, gli 80 euro in busta paga sono soltanto un voto di scambio. Quanto alle europee vinceremo, promette Grillo, e daremo battaglia per abolire il fiscal compact. Il servizio di Monica Giandotti. Il fiscal compact è un contratto che hanno firmato questi vergognosi, che ci obbliga a tagliare 50 miliardi all'anno per 20 anni. Ma quale governo fai? Quale forza politica se non vai lì e prendi il trattato e dici non pago? Non lo pago, non lo faccio. Io non posso sacrificare 60 milioni di italiani. È arrivato verso sera l'appuntamento dei 5 Stelle con i cittadini di Malagrotta e ha improvvisato uno show in piena regola. Di ritorno dalla tappa napoletana del suo Te la do io l'Europa, Beppe Grillo si è prima fermato con i giornalisti, poche ore dopo la pubblicazione delle liste dei candidati 5 Stelle per le europee di maggio. Questa multa di 250.000 euro nel caso in cui un eletto non rispetti, diciamo, le regole di questo non statuto. È un deterrente. È un deterrente. Io sono per il vincolo di mandato, da inserire, da cambiare la Costituzione in quel senso. Ma dall'Europa hanno fatto sapere che non va bene però. No, noi dall'Europa fanno sapere quello che vogliono, non ci interessa, sono regole nostre. Nonostante le polemiche sulle votazioni online, il blackout del sito per mezza giornata e nessuna certificazione dei voti, il leader 5 Stelle ha rivendicato l'unicità delle procedure. Noi li votiamo, ha detto, non li nominiamo. E sulla questione della poca riconoscibilità dei candidati ha risposto così. Hanno detto votate gente che non sono conosciuti, non sono conosciuti dalle procure, non sono conosciuti, è un nostro vanto. Durante il comizio improvvisato Grillo non si risparmia, la riforma di Renzi sono menzogne, la legge sull'abolizione delle province è un bluff, gli 80 euro in busta paga, un modo per intascare un voto in più. Come proteggi la famiglia? Come proteggi con 80 euro? 80 euro una pizza? È vergognoso solo pensarlo! E questo è il voto di scambio a livello statale. Presenti a Malagrotta i fedelissimi di Battista, Taverna, Lombardi. Tra loro il candidato più votato dei 73 usciti dalle votazioni, alle quali hanno partecipato in 33.000. Mi dice quanti voti ha preso lei? 1880. 1880 ed è stato il più votato? In Italia. Sono voti consapevoli di persone che studiano dei curricula, che appunto votano delle persone esclusivamente sulla base delle loro competenze.